Si noir que mes deux petits yeux. E alla fine siamo arrivati nell'ultima tappa del nostro viaggio in Europa. Siamo a Parigi. Parigi cercherò di farvela un po' vedere così, un po' in bicicletta, facendovi vedere le cose più grandi. E partiamo subito oggi da forse uno dei musei più belli del mondo, il Louvre, quello che vedete alle mie spalle. Una nota interessante di tipo europeo è che al Louvre si può entrare gratis fino ai 25 anni, ma solo se siete dell'Unione Europea. E i cittadini fuori Europa pagano a partire dai 18 anni in su. Quindi seguitemi in questa visita e vi farò vedere alcune sale interessanti. Eccoci qua, siamo entrati dentro il Museo del Louvre, mi trovo proprio sotto la piramide dell'ingresso principale e una cosa che ho notato è che qui c'è molta attenzione all'utilizzo delle mascherine, bastano pochi istanti senza che arriva qualcuno della sicurezza e ricorda l'importanza di tenerla e l'obbligatorietà soprattutto di tenerla. Adesso seguitevi, vi farò fare una visita. Mi piacerebbe farvi vedere alcune sale, ma soprattutto portarvi a vedere uno dei capolavori più importanti del Louvre, che è la Mona Lisa, la Gioconda. Seguitemi! Eccoci qua a Notre Dame. Nel 2018, quando facemmo il Make Europe Tour, venimmo qua e questa era una grande piazza con una lunga fila per poter entrare nella chiesa. E poi l'anno scorso, nel 2019, il 15 aprile 2019, ci fu un grande incendio. Apparentemente non è successo nulla vista davanti, ma adesso mi sposto sul lato per farvi vedere invece qual è lo scempio. Ed ecco qua la chiesa vista sul fianco, i lavori procedono, hanno già ricostruito alcune parti con il legno nuovo, però si nota dalla dimensione delle impalcature il grave danno che è stato fatto a questa cattedrale. Oggi secondo giorno della visita a Parigi, abbiamo deciso di ripartire dal quartiere futuristico La Défense. Questo è l'Arche de la Défense ed è messo in linea con l'Arc de Triomphe fino a vedere il Louvre. Un'architettura estrema davvero molto interessante. Siamo sotto questo arch moderno della Défense e giù in linea si vede l'Arc de Triomphe. Teoricamente è stato pensato per essere in linea con il Museo del Louvre, una costruzione veramente maestosa. I don't wanna be the one to keep you.
tappa obbligata a Parigi, se doveste venire, è la libreria Shakespeare and Company. Si trova di fianco alla cattedrale Notre Dame ed è bellissima, è una libreria che è molto antica, ha circa 100 anni ed è costruita come se fosse all'interno di una casa che si sviluppa su più piani. È una libreria, non è solamente bella esteticamente, ma è ricca di storia. Attraverso, in questo posto si sono incrociati molti autori famosi nella storia della letteratura internazionale, da non perdere. Se venite a Parigi, non comprate l'acqua, è pieno di queste fontanelle che vi danno acqua potabile free. La bellissima immagine della ruota panoramica alle mie spalle nel giardino del Louvre si conclude la nostra visita a Parigi e un po' si conclude il nostro viaggio. Adesso domani faremo rientro in Italia. È stata un'esperienza molto interessante per capire meglio l'Europa, per capire l'Unione Europea, ma anche per capire come vivono gli europei questo periodo legato al coronavirus. Per tutti è un problema, ognuno lo affronta in un modo diverso. Ve ne parlerò in un video dedicato per tirare un po' le conclusioni. Grazie per averci seguito. Ciao!